Buonasera, eccoci pronti. Tra breve nel nostro TG ci occuperemo di politica con la tensione che cresce nel centro-destra tra Forza Italia e il partito di Alfano. Oggi che cosa è successo? È saltata la scelta per il candidato a presidente della coalizione. E poi a Cerisano nel pomeriggio la conferenza stampa del sindaco perché è stato dichiarato il dissesto finanziario. Una scelta, ha detto, inevitabile. A Vibo Degrado al cimitero nasce un comitato per salvare il Camposanto. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Doveva essere il giorno utile per scegliere il candidato alla presidenza della regione. Si è trasformato in uno scontro tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. La frattura sembra insanabile, ma in politica può sempre accadere di tutto. Il braccio di ferro per le nomine in primis, ma le grane per il neocommissario sono molteplici. Oggi scatta la procedura di mobilità per i dipendenti della Campanella in esubero. A Cosenza i medici dell'Annunziata pronti a bloccare gli ambulatori. Dichiarato ufficialmente il dissesto finanziario per il municipio delle Serre Cosentine, oggi la conferenza stampa del sindaco Salvatore Mancina. I problemi, ha detto, vengono da lontano, la decisione è stata sofferta ma inevitabile. Il cimitero di Vibo versa in condizioni di forte degrado, i cittadini si organizzano in comitato per chiedere al comune di intervenire, Vibo non lo merita. Una bottega solidale all'interno della stazione ferroviaria, dismessa da 10 anni, la struttura recuperata ospita i prodotti agricoli della cooperativa Il Segno. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, la politica in primo piano con una nota che è stata diramata nel pomeriggio, firmata dai senatori del nuovo centrodestra. In sostanza, in questo comunicato stampa hanno ribadito non lasciamo il partito, si sta facendo un'opera di disinformazione. Intanto cresce la tensione tra Forza Italia e il partito di Alfano. Oggi doveva essere il giorno utile per scegliere il candidato alla presidenza della regione nella coalizione di centrodestra, ma tutto è stato rimandato. Insomma, sarà difficile sciogliere i nodi. Anna Franchino. Forza Italia ha messo in campo 3 nomi, tra i quali il mio. Mi auguro che in tempi rapidi la coalizione farà le scelte migliori e avrà la capacità di mantenere ben salda in mano la bandiera dell'innovazione e del cambiamento. Sono questi i temi che noi declineremo insieme ai calabresi per cambiare in profondità la Calabria e per dare tante risposte, soprattutto ai più giovani. Giacomo Mancini, così come Vanda Ferro e Raffa, aspetta di sapere quale sarà la scelta del centrodestra. Già, la scelta. Non è un'operazione semplice, anche alla luce di quanto accaduto ieri a Roma. Le cronache giornalistiche ci restituiscono l'immagine di una coalizione avvitata su se stessa, stretta tra veti, vincoli e diktat, che nelle ultime ore hanno determinato la rottura dei rapporti tra Forza Italia e il nuovo centrodestra, che rischia di trasformarsi nell'inconciliabilità di un percorso comune. Se così dovesse essere, se cioè non dovesse avere la meglio la mediazione che in questi casi scatta automaticamente, Forza Italia si vedrebbe costretta a ridisegnare i confini della coalizione, limitando a 3 le forze alleate, il partito di Berlusconi, Fratelli d'Italia e lì dove è possibile la Lega. Uno scenario siffatto creerebbe non pochi problemi al nuovo centrodestra, che a questo punto si troverebbe nelle condizioni di sancire un'alleanza più che necessaria con l'UDC, partito quest'ultimo che pare abbia già deciso di correre con una propria lista. Non tutti gli alfaniani reputano negativamente la rottura dei rapporti con Forza Italia. C'è chi, per esempio, come il gruppo che si richiama alle posizioni di Giuseppe Scopelliti, che reputa questa soluzione una novità interessante, capace di rimettere in gioco tutto un sistema di liste civiche che non chiedono di meglio che di essere partner del partito degli azzurri.
E su questa frattura è intervenuto proprio pochi minuti fa da Pescara il ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi, che è esponente del nuovo centrodestra. Lupi dice: mi auguro che ogni tanto anche Forza Italia pensi che se l'obiettivo è quello di costruire un'alternativa al centro-sinistra, le elezioni regionali non siano l'occasione per ripetere vecchi schemi. Se questo sarà, Forza Italia se ne assumerà la responsabilità, andrà avanti nella sua implosione e il nuovo centro-destra farà altre strade. E quella che si sta chiudendo è stata anche una settimana carica di tensione tra l'ufficio del neocommissario e la giunta regionale. Il braccio di ferro sulle nomine continua, ma sono diverse le questioni che il generale Pezzi si troverà ad affrontare nei prossimi giorni. La Fondazione Campanella, ad esempio, dove oggi è scattata la mobilità per il personale in esubero, a Vibo, dove l'unica struttura privata è in tilt, infine Cosenza, qui i medici sono pronti a bloccare le attività ambulatoriali. Valentina Palmieri. La questione nomine è la più spinosa, certo, non fosse altro che per ragioni politiche, ma il generale sulla sua scrivania ha un lungo elenco di vertenze aperte per il comparto salute. Partiamo dal primo nodo: i direttori reggenti di aziende ospedaliere e sanitarie si sono insediati in questi giorni. Pezzi ha concluso anche l'iter per bloccare contestualmente la delibera di giunta, ma il governo non ha intenzione di retrocedere. Trovare margini di trattativa sarà difficile. Lunedì intanto il generale sarà sentito in procura come persona informata sui fatti. Il fascicolo d'inchiesta è stato aperto a seguito dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle. Per restare a Catanzaro con oggi si chiude formalmente l'iter burocratico per la mobilità del personale in esubero della Campanella. I posti letto e i servizi sono stati ridotti, lo ricordiamo, nonostante i tentativi di ottenere il riconoscimento per l'erogazione di prestazioni non oncologiche da parte della Regione. La storia, il generale, la conosce assai bene. Tante sono state le riunioni anche a Roma, il sabotaggio della struttura però non è riuscito. Qui siamo a Vibo Valentia, la protesta dei camici bianchi di Villa dei Gerani è di meno di 24 ore fa. La struttura ha già superato il budget messo a disposizione per il 2014 dalla Regione. Questo perché, lamentano i medici, il territorio vibonese si è visto ridurre il fabbisogno dei posti letto. Morale della favola, si emigra nelle altre province. La misura è colma però, fa eco Cosenza. I medici dell'Annunziata manifestano da 2 anni quasi per carenza di personale. L'hub dell'Annunziata è sotto organico anche perché non solo sono diminuiti i medici, ma è aumentata la richiesta proveniente dagli altri ospedali. Lunedì i sindacati dei medici avvieranno le procedure per bloccare le attività ambulatoriali. La data della serrata per le prestazioni non in regime di ricovero sarà comunicata nei prossimi giorni. È un segnale forte, dicono i medici, di una struttura che inoltre ha richieste da anni all'ufficio del commissario al piano di rientro senza mai aver ricevuto delle risposte. Le primarie del centro-sinistra in programma domenica prossima, 5 ottobre, ultime ore di campagna elettorale. Gianluca Callipo, uno dei candidati, ha chiuso la maratona elettorale proprio a Cosenza, ha respinto le accuse di trasversalismo e ha sottolineato la necessità di una nuova classe dirigente. Marisa Fallico. Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle primarie del centro-sinistra. Domenica si sceglierà chi dovrà guidare la coalizione alle regionali. Gianluca Callipo ha deciso di chiudere a Cosenza la sua maratona. Sobrio ma determinato, dopo le strette di mano ai sostenitori e con sullo sfondo il promo, ha consegnato ai cosentini la sua idea di Calabria. L'idea per rivoltare dalle fondamenta una regione stritolata dalla crisi ma anche da anni di mala gestione, di governi distratti e miopi. Una Calabria migliore, una Calabria che sappia dare speranze ai giovani, occasioni di lavoro ai propri giovani, che sappia sostenere le università, le borse di studio per gli universitari calabresi, che sappia sostenere le imprese, che sappia dare una sanità efficiente, una sanità eccellente.
è una Calabria diversa quella che noi vogliamo mettere in campo. Sul palco di Cosenza Callip ha voluto fare alcune precisazioni sui presunti accordi o accorduni, come li hanno definiti i suoi avversari. Nessun trasversalismo, i miei atti sono alla luce del sole. Chi vuole raccogliere la sfida con me deve avere un solo obiettivo: restituire ai calabresi fiducia, speranza, trasparenza. Abbiamo potenzialità, abbiamo risorse, bisogna solo cambiare metodo di gestione. Più efficienza, più meritocrazia, basta con le clientele, con i sistemi sedimentati sugli interessi di pochi, basta anche con il campanilismo. Non si può pensare di affrontare i problemi con i campanilismi, pensando ad un territorio piuttosto che un altro, pensando di fare il presidente di un'area piuttosto che di un'altra. Il presidente della Calabria e la classe politica che noi mettiamo in campo dovrà governare all'intera regione guardando alle peculiarità di ogni area, ma partendo da uno sviluppo che deve essere di tutto il territorio regionale. A Cerisano adesso, perché lo sapete, il Comune ha dichiarato ufficialmente il dissesto finanziario. Oggi la conferenza stampa del sindaco, che ha detto è stato inevitabile il servizio. La decisione è stata sofferta, ma era l'unica. Il Comune di Cerisano ha dichiarato ufficialmente lo stato di dissesto finanziario. I problemi vengono da lontano, dice il sindaco. Partono da lontano, noi avevamo la consapevolezza sin dal nostro insediamento nel maggio del 2011 che il Comune di Cerisano viveva una situazione difficile di liquidità di cassa legata a una mancata riscossione dei tributi che da tanto e da troppo tempo si trascinava. Però nel gennaio del 2013, vedendo anche le certificazioni che venivano allegate ai bilanci da parte dei responsabili di settore, che certificavano l'inesistenza dei debiti fuori bilancio, dal gennaio del 2013 è emerso, sempre in maniera crescente, una voragine dei debiti fuori bilancio che complessivamente si aggira intorno a 1.500.000 euro. Abbiamo provato in tutti i modi di contenere, mettendo in piedi e in campo tutte le misure, le azioni che avevamo in quel momento in mano, però sia attivando due mutui con il decreto legge 35 per 2 milioni di euro, e sia avviando il salvaenti, alla fine non ce l'abbiamo fatta. Non ultimo, per nostra sfortuna, si sono chiusi anche due procedimenti penali che vedevano coinvolta la precedente amministrazione per un ammontare di 480 mila euro, quindi un totale di 1.800.000 euro fra debiti fuori bilancio, e le cause non ci hanno messo nelle condizioni di poter andare avanti. Inutile piangere sul latte versato, si dice, e così subito si deve trovare una soluzione. Abbiamo riacceso un altro mutuo per coprire tutta la massa debitoria ed evitare così che il commissario che verrà nominato per la gestione solo dei debiti non aggrederà il patrimonio comunale e peserà il meno possibile sulle famiglie. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi, come sempre, di tutelare i nostri amministrati. Adesso la cronaca ci porta nel Reggino, a San Lorenzo, dove è stato trovato morto. Ci restituisce questa notizia l'agenzia di stampa: l'uomo di 74 anni, Bruno Nipote di Melito Portosalvo, scomparso da martedì scorso sui monti di San Lorenzo. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto a cause naturali. L'uomo martedì era uscito di casa per andare a cercare funghi, non vedendolo rientrare i familiari hanno poi dato l'allarme. Alle ricerche coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria hanno partecipato una settantina di persone, e poi tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino e corpo forestale dello Stato. A Vibo, allarme per la carenza di giudici. Il presidente del tribunale ha disposto il rinvio di diversi processi penali al 2015. Nonostante l'immissione di nuove toghe avvenuta nei mesi scorsi, la situazione resta difficile nel Palazzo di Giustizia vibonese. Gianluca Pasqua. Un anno fa era stato il presidente del Tribunale di Vibo, Lucisano, a lanciare l'allarme, ma evidentemente la situazione non è migliorata. La carenza di giudici non permette uno svolgimento regolare del lavoro nel Palazzo di Giustizia. Il rischio per diversi procedimenti è che i tempi si dilatino a dismisura fino ad arrivare alla prescrizione.
Il presidente Antonio Di Marco ha disposto che tutti i processi trattati dai collegi penali ordinari, proprio a causa della carenza di magistrati, dovranno essere rinviati a una data successiva al 12 gennaio 2015, data di immissione al Tribunale di Vibo di due nuovi giudici di prima nomina. Per quanto riguarda i procedimenti del settore penale di competenza del Tribunale collegiale, verranno trattati soltanto quelli con imputati detenuti o che abbiano assoluta priorità nella trattazione. Tutte le udienze penali del Tribunale monocratico, fissate per i giorni di lunedì e martedì di ogni mese, verranno invece trattate, anziché da magistrati togati, da un GOT. Inoltre, tenuto conto della scadenza dell'applicazione extradistrettuale per 6 mesi del giudice Maria Carla Sacco, proveniente da Catanzaro, e in attesa dell'insediamento del nuovo presidente del Tribunale Alberto Filardo, l'attuale presidente Di Marco ha disposto che il collegio penale tratterà dal lunedì al mercoledì solo processi in cui la pubblica accusa è rappresentata da DIA di Catanzaro. Il provvedimento del giudice Di Marco è stato trasmesso per conoscenza alla Procura di Vibo, all'Ordine degli Avvocati e al Consiglio Giudiziario. Restiamo a Vibo perché il cimitero versa in condizioni di degrado, si è costituito un comitato che chiede l'intervento del municipio, vediamo. L'altro giorno sotto la pioggia qui era impraticabile. Sì, sì, era impraticabile, tant'è vero che io stavo pensando di chiamare qualcuno per metterlo del bricio oppure addirittura una plastica per poter accedere lì alla cappella dove c'è mia moglie. E quindi anche per queste cose non possiamo fare, perché chiaramente ci sono delle licenze, delle regole da rispettare, perché giustamente credo. Quindi, però dico, se il comune non lo fa, almeno che ci autorizzi a noi parenti di farlo noi, ci adattiamo da soli, perché vorremmo che i nostri defunti almeno abbiano un'allocazione diciamo decorosa. Qui quando piove praticamente si allaga già all'altezza delle prime tombe. Sì, e ho il dubbio che l'acqua quindi penetra dentro, dove sono praticamente i defunti, perché si vede il segno, va bene, dell'acqua quando piove. Poi ci sono questi scarichi che, come lei può notare, pure non sono all'altezza diciamo, di assorbire diciamo, l'acqua, la portata d'acqua che c'ha. Ma quello che è più importante, secondo me, è il fattore quando piove, perché qui è impraticabile. Neanche gli stivali bastano, è impraticabile proprio. Che uno che vede... cioè dice, ma è possibile tutta quest'acqua? Da dove entra? Da dove viene? All'ombra dei cipressi dentro l'urne confortate di pianto e forse il sonno della morte menduro. Il poeta non pensava certo a Vibo Valentia dal suo cimitero, ma di sicuro è dura per chi qui viene a salutare i propri cari. Soprattutto è sconfortante notare come in questa città si sia perso finanche il rispetto per i morti. Abbandono e degrado irrompono nell'indifferenza, un'indifferenza alla quale reagiscono i semplici cittadini che hanno deciso di costituirsi in comitato. Il comitato è nato appunto proprio per vedere di porre rimedio a tutto lo stato di degrado che c'è nell'ambito cimiteriale. Noi siamo genitori di persone che purtroppo hanno perso la vita in giovane età. Quindi ognuno di noi, senza scrupoli, senza farsi pudore, si sta attivando proprio per dare un contributo costruttivo. Noi abbiamo fatto delle proposte serie e concrete e partiamo con l'idea che dobbiamo valorizzare e rendere accessibile tutti i luoghi cimiteriali. Adesso un'altra notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, arriva da Reggio Calabria, è una nuova notizia di cronaca che riguarda l'ex sindaco di San Luca. La condanna per l'ex sindaco di San Luca Sebastiano Giorgi e dell'ex assessore Francesco Murdaca è stata chiesta dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Francesco Tedesco, al giudice per le udienze preliminari Davide Lauro, nel processo con rito abbreviato a carico di 4 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e reati contro la pubblica amministrazione aggravate dall'avere agevolato le cosche di 'Ndrangheta di San Luca. Per Giorgi il PM ha chiesto la condanna a 6 anni, mentre per Murdaca 4 anni e 8 mesi di reclusione. L'accusa ha anche chiesto la condanna di Francesco Strangio a 6 anni ed 8 mesi, mentre ha sollecitato l'assoluzione per Giuseppe Conte.
Cosmo. Giorgi, in carica dal 2009 ai primi mesi del 2013, aveva partecipato ad innumerevoli manifestazioni contro la 'ndrangheta, accreditando alla sua amministrazione un forte impegno contro le cosche, immagine scalfita dal successivo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Il processo nasce dall'inchiesta denominata Inganno. Ci spostiamo a Catanzaro perché le farmacie della città capoluogo sospenderanno dal 15 novembre l'erogazione di prodotti per i celiaci, motivo i ritardi nei rimborsi da parte della regione. Isabella Roccamo. I pazienti celiaci dal 15 novembre prossimo non potranno più ritirare nelle farmacie di Catanzaro i prodotti necessari per il loro regime alimentare. La Federfarma della città capoluogo infatti comunica che le farmacie della provincia di Catanzaro sono state costrette a sospendere l'erogazione dei prodotti per celiaci, sostenendo che la colpa dell'attuale situazione è da attribuire all'assessorato alla salute. Motivo è sempre Federfarma a spiegare che la regione si è mostrata sorda di fronte alle ripetute richieste di individuare una soluzione che consentisse alle farmacie di ottenere rimborsi per i prodotti erogati in modo tempestivo. Non è la prima volta che a Catanzaro le farmacie attuano questa protesta sospendendo l'erogazione dei prodotti senza glutine. Già nei mesi scorsi lo stop per le stesse ragioni, cioè Federfarma chiede di applicare quello che si fa in tutta Italia e anche nelle altre province calabresi, ossia consentire alle farmacie di inserire gli importi loro dovuti nelle distinte contabili riepilogative, cioè nelle fatture che le farmacie presentano mensilmente all'ASP per il rimborso dei medicinali consegnati ai cittadini dietro presentazione di ricetta rosa. Federfarma sottolinea che la situazione per le farmacie del catanzarese è diventata insostenibile. Attendono ancora il rimborso di fatture per prodotti per celiaci presentati a gennaio. La protesta dunque va avanti, Federfarma Catanzaro e Regione continuano a non dialogare e, come sempre accade in questi casi, a farne le spese sono i cittadini. A Fuscaldo, in provincia di Cosenza, adesso per una iniziativa di solidarietà, 2 ettari di terreno incomodato d'uso e una stazione ferroviaria dismessa. Punto di partenza ed arrivo della filiera biologica a chilometro zero realizzata dalla cooperativa sociale Il Segno, nella quale si alternano 150 volontari provenienti da tutta Italia. Lo sforzo congiunto di terzo settore, istituzioni locali e ferrovie dimostra che creare lavoro è ancora possibile. La bottega solidale appena inaugurata a Fuscaldo ne è testimonianza. Emilia Canonaco. Se ne erano dimenticati e per 30 anni lo avevano divorato le erbacce. Eppure questo terreno non ha mai smesso di essere generoso. E quando, 3 anni fa, i volontari della cooperativa Il Segno di Fuscaldo lo hanno preso in consegna, lui ci ha messo poco per ricominciare a dare i suoi frutti. Coltiviamo tuttora ortaggi tipici della zona. Beh, il peperoncino è sicuramente uno delle nostre punte di diamante, siamo gli unici produttori certificati di tutta la zona del Tirreno, i pomodori per la salsa, il pacchino per la spaccatella, le melanzane. Quel cerchio disegnato per terra aveva però bisogno di essere chiuso, come una stazione dove dopo una partenza c'è sempre un nuovo arrivo. Abbiamo pensato di fare un altro passo, allora dalla lavorazione alla trasformazione di questi prodotti che sono verdure biologiche. Allora abbiamo pensato di chiedere alle Ferrovie dello Stato questo spazio. 10 anni fa Ferrovie dismise la stazione di Fuscaldo. Da allora questo luogo divenne un non luogo dove giovani alla ricerca di una felicità fugace per pochi euro acquistavano una dose di droga. Per trasfigurare i luoghi di marginalità in tipicità. Dal degrado diciamo iniziale, anche nei bagni come potete vedere, questo è dove è adesso il laboratorio. E l'impianto elettrico e idrico che è stato rifatto tutto a norma, tutto nuovo, fino ad arrivare allo stato attuale di oggi. Sì. Al posto della vecchia sala d'attesa adesso è nata la bottega solidale. Noi siamo contentissimi di avere visto Fuscaldo rivivere. Questo murale. Guarda come cambia tutto.
Ecco il custode, lo spaventa passeri. Sono passato da qui fra un poco fa, no? Col treno, sarebbe stato bello tirare il freno e scendere, ma era un po' troppo. Però capite bene quante volte io sono passato, quante volte siamo passati, quanta gente è partita da qui per lasciare la Calabria, no? Quante lacrime hanno versato partendo. Ma noi vorremmo che ci fosse la realtà del ritorno, che tanta gente tornasse a dire: posso tornare, tornando con un'esperienza nuova, tornando per seminare un'ulteriore speranza. Ancora dal mondo delle associazioni e del sociale, l'associazione Liberi nella sclerosi multipla anche quest'anno scende in piazza il 4 e il 5 ottobre con la manifestazione Un tulipano per la ricerca, che è alla sua seconda edizione. L'obiettivo è raccogliere fondi per finanziare progetti di ricerca innovativi e avviare servizi per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla. Adesso parliamo di turismo. Questo servizio. Il turismo calabrese si affida ai santi. Cresce il numero dei pellegrini che scelgono la nostra regione per visitare i luoghi più significativi della religiosità. Santuari, monasteri, chiese, musei e manifestazioni religiose attraggono i flussi di visitatori provenienti da diverse aree del paese e dall'estero. E la Calabria vuole incentivare il fenomeno predisponendo itinerari e favorendo la creazione di una rete di tour operator che assecondino la domanda. Aurea è la borsa internazionale del turismo religioso che permette l'incontro tra operatori della regione e stranieri per promuovere l'offerta calabrese ai turisti pellegrini. È la terza edizione di Aurea, la borsa del turismo religioso, che coinvolge circa 120 operatori turistici calabresi che sono incontrati con i 52 operatori stranieri provenienti da ogni parte d'Europa e anche dal Brasile, dall'Argentina, dagli Stati Uniti d'America e quest'anno anche dall'Australia. Con 1.633.000 turisti stranieri, la Calabria nel 2013 ha battuto il suo record di presenze estere. Una buona percentuale di vacanzieri ha caratterizzato la propria permanenza nella nostra regione in funzione delle attrattive religiose. Sembra proprio che ci sia un nesso tra il momento di crisi che stiamo attraversando e la ricerca di spiritualità. Ma analizzando i fenomeni con occhi disincantati, non si può non osservare che il turismo religioso è portatore di reddito, di occupazione e di investimenti che la regione vuole incentivare attraverso l'erogazione di risorse. Abbiamo illustrato oggi quali sono le opportunità per gli imprenditori, per gli amministratori, nei due bandi che sono stati già pubblicati e altri due bandi che saranno in corso di pubblicazione in questi giorni, le opportunità economiche di investimento per tutte le imprenditorie locali. Tra i comuni maggiormente interessati, Belvedere Marittimo. L'amministrazione ha deciso di promuovere le proprie peculiarità partecipando alla borsa turistica di Rimini. Se non c'è rete sia da parte degli imprenditori turistici sia anche delle nostre amministrazioni, non si va da nessuna parte. Quindi la regola fondamentale, quindi la soluzione del problema è quella di creare questa rete tra imprenditori e quindi poi una sinergia fra le due reti, tra amministrativo e operatore turistico, affinché si possa perorare un progetto di tutto il territorio, non solo puntuale, ma tutto il territorio dell'Alto Tirreno Cosentino, e questo permetterà, speriamo permetterà, se il progetto è attendibile, quindi è fattibile, di avere un incremento di turisti nella nostra zona. Chiudiamo con il meteo. Ben ritrovati da cosenzameteo.it. Ci aspetta un fine settimana con tempo perturbato. Sul Mediterraneo, infatti, è presente un'area di bassa pressione che nelle prossime ore sarà responsabile di nuvolosità sparsa e locali rovesci, specie sulle aree ioniche. Andiamo a vedere quindi le mappe in dettaglio per la Calabria. Nella giornata di sabato ancora nubi sparse, a tratti anche compatte, in particolar modo sulle zone montuose e sui versanti ionici. Ancora piovaschi diffusi che sulle zone ioniche potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le temperature diminuiranno gradualmente. Vediamo ora il comportamento di mari e venti. Sabato poco mosso il Tirreno,
molto mosso, localmente agitato lo Ionio. I venti saranno deboli settentrionali sul Tirreno, moderati o localmente forti da Scirocco sullo Ionio. Per ulteriori dettagli consultate le mappe di previsione ad alta risoluzione sul nostro sito internet www.cosenzameteo.it. Appuntamento odierno si chiude qui, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ed è davvero tutto, grazie per averci seguito, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.